Buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata del videoblog di Assistente Sociale Privato. Riprendo la rubrica le frasi che un professionista dell'aiuto, un assistente sociale, non dovrebbe mai dire o quantomeno alle quali dovrebbe fare una certa attenzione e soprattutto dare senso a queste frasi dipendentemente dall'approccio teorico che segue o per utilizzarle in una maniera costruttiva all'interno della relazione. La frase di oggi è: il suo problema è. Quante volte vi è capitato di dire questa frase alla sottoscritta una marea? Devo essere onesta. Quindi, io personalmente, professionalmente concordo che usare questa frase, soprattutto all'inizio di una restituzione o quando si parla con un cliente o con un utente, non è appropriato. Perché non è appropriato? Perché se noi seguiamo una logica professionale, un approccio professionale rispetto al quale riteniamo opportuno dare rilevanza alle risorse delle persone, perché sappiamo che la motivazione delle persone nasce dal fatto di sentirsi capaci, anzi, ancor più, di sentirsi di essere autoefficaci. Cosa significa essere autoefficaci? Significa di sentire, di poter, di riuscire e di poter avere influenza sulla propria vita mettendo in atto dei comportamenti, delle azioni e via dicendo. Quindi di avere potere su ciò che accade nella propria vita significa essere autoefficaci, percepirsi autoefficaci, perché io potrei non sentirmi autoefficace, non percepire questo dentro di me e altri potrebbero invece farmi presente che riesco a fare questo, questo e quest'altro. Bene, allora, se noi sappiamo che dal punto di vista motivazionale ciò che motiva le persone è sentirsi, riconoscersi come capaci di agire all'interno della propria vita in maniera efficace, utile e di avere potere sulla propria vita, se noi continuiamo a rimarcare ciò che manca, il suo problema è. Probabilmente non sollecitiamo la motivazione della persona a modificare i propri comportamenti, a sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi, quella famosa diceria, mi viene da dire, no, quel famoso approccio che implica di passare, quando si diceva di passare dalle mancanze alle risorse, ecco, mettiamolo in atto. Come lo mettiamo in atto? Allora, invece di iniziare a dire, prendiamo l'esempio di quando facciamo una restituzione di un lavoro che abbiamo fatto, di vari colloqui che abbiamo fatto con una persona, che sia un cliente, un utente e via dicendo. Invece di iniziare a dire ciò che non va, iniziamo dicendo ciò che funziona. Allora, guardi, signora, ho rilevato e mi dica se mi sbaglio, mi dica se si trova d'accordo con me oppure no, cioè diamo all'altro il gancio per stare in relazione con noi. Io ho rilevato che lei ad oggi è stata in grado di fare questa cosa, è stata in grado di trovarsi il lavoro, è stata in grado di tenere un lavoro, è stata in grado di sganciarsi dalla sua famiglia d'origine per autonomizzarsi, è stata in grado di. Dall'altra parte rilevo che mi sembra ci siano delle difficoltà, delle fatiche in questi settori. Ora vedete che volutamente non ho usato il suo problema è, né ci siano dei problemi in queste aree. Perché? Perché dal punto di vista delle tecniche comunicative è opportuno rimandare all'altro parole che l'altro ha utilizzato. Quindi se la persona usa problema, usiamo problema. Se la persona usa difficoltà, usiamo la parola difficoltà. Se usa la parola fatica, usiamo la parola fatica. Perché? Perché ci mettiamo in connessione, diamo ancora di più l'idea di aver ascoltato l'altro. E dall'altra parte, perché dire a una persona, anche iniziando con le risorse, puoi dire: guardi, secondo me il suo problema è questo. Allora, da una parte, personalmente, questo è personalmente, credo che vada a sminuire la situazione di una persona, perché identificare un problema
È come non rilevare la complessità di una situazione e spesso quando noi abbiamo a che fare con i nostri utenti, i nostri clienti, le situazioni sono ben complesse. Allora, che cosa rileviamo? Difficoltà, fatiche, routine, modalità routinarie e comportamentali. Guardi, mi sono resa conto che ogni volta che le accade questa cosa, dai suoi racconti, lei mette in atto questo tipo di comportamento. Ok? Cioè rendiamo visibili all'altro le difficoltà, le fatiche, i modelli routinari di comportamento, le dinamiche familiari, comunicative e via dicendo. Il suo problema è, il vostro problema è la comunicazione. Possiamo girarla nel quello di cui ci siamo, mi sono resa conto dai vostri racconti, da quello che mi avete portato di voi qua dentro, è che c'è una fatica a comunicare tra di voi, è che avete un po' di difficoltà a dirvi le cose in maniera chiara, ci girate sempre molto intorno, oppure le volte in cui vi parlate alla fine risulta che urlate e non vi ascoltate. Ora, rispetto a dire il suo problema è, secondo me, cambia parecchio la percezione portata in questo modo. Dopodiché, quando noi diciamo alle persone il suo problema è questo, gli stiamo mettendo una bella etichetta che, e questo non ve lo insegno io, onestamente ve lo insegnano persone molto più importanti di me, le teorie dell'etichettamento, voglio dire, ce ne dicono parecchio, e anche Lachman e Berger quando parlano di costruzione della realtà, noi professionisti rischiamo di andare a costruire realtà sopra gli altri con delle belle etichettone. Queste etichette, una volta che sono affisse, soprattutto se lo fa un professionista, difficilmente si staccano. Lei è un tossicodipendente, il suo problema è la tossicodipendenza. Lei è un tossicodipendente, il suo problema è questo, lei è quest'altro, perché l'etichetta rischia poi di far catalogare le persone tramite quell'etichetta. Allora, non è che non dobbiamo sollecitare le persone a riconoscere quali sono le loro aree di fatica, le loro routine comportamentali che sono, diciamo così, limitative della loro capacità di autoefficacia. Non dobbiamo far finta che non esistano, tra virgolette, i problemi, le difficoltà, le fatiche. Dobbiamo renderle all'altro in una maniera che sia accettabile dall'altro. Allora, prima inizio dicendoti che cosa funziona e te lo faccio vedere che porca miseria qualcosa funziona nella tua vita, anche fosse una piccola cosa. Poi ti dico gli altri aspetti e soprattutto ti ingaggio nella relazione. Signora, signore, si ritrova, non si ritrova, ho detto cazzate, ho detto delle robe sensate, che cosa ne pensa? Di quelle sensate e di quelle non sensate, secondo lei, cosa ne pensa? Dialoghiamo su questo. Non è un problema la persona. Ci hanno detto ormai da anni che dobbiamo passare appunto dall'approccio della mancanza all'approccio della risorsa, dal problema alle risorse. Ora, io non sono d'accordo con alcuni dicendo che quello che è stato fatto nel passato è tutto da buttare. Io credo che si possano integrare passato e teorie attuali. Allora, non buttiamo via l'idea del fatto che dobbiamo restituire all'altro ciò che non sta funzionando in una maniera appropriata nella propria vita e capire quanto l'altro riconosce di quello che non sta funzionando in maniera appropriata nella propria vita. Dall'altra parte dobbiamo dare enorme rilevanza a ciò che funziona, perché solo questo può agevolare le persone a trovare una motivazione sufficientemente interessante per loro e vantaggiosa per loro. Quindi cioè, diamo la mano al passato e a quello che ci hanno insegnato. Ci hanno insegnato benissimo a rilevare le mancanze delle persone. Non dimentichiamo quegli insegnamenti. Uniamoli e integriamoli a quello che ci stanno insegnando attualmente, cioè vedere le risorse delle persone, stimolare le potenzialità. Giriamo le cose e lavoriamo nel riconoscimento delle risorse perché anche gli altri, le persone, se le vedano e se le riconoscano, sulla rilevazione delle difficoltà, delle fatiche, delle mancanze, se volete, e dall'altra parte far evolvere le potenzialità. Quindi, buttiamo via quella parola, quella frase, il suo problema è, perché
perché l'altro dovrebbe risponderci quando glielo diciamo e invece sa qual è il suo problema, che continua a dirmi quali sono i miei problemi invece di aiutarmi a pensare insieme delle soluzioni. Allora, io vi saluto, aspetto tutti i vostri commenti e ci vediamo nei prossimi.